dall'Associazione Chiaro del Bosco, finanziato dalla legge 23, e che ha lo scopo, l'abbiamo detto più volte, di cercare di costituire un nucleo di familiari e di cittadini disponibili ad affiancare i servizi gli utenti nei personali percorsi di recovery. Ringraziamo questa sera il dottor Campana, che del secondo CPS, che tratterà questo argomento, un argomento che questo molto complesso, ma si è preparato delle slide bellissime, per cui penso che possa essere un argomento, insomma, così abbastanza accessibile. Passo la parola al dottor Campana e buon ascolto. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Sì, non è facilissimo parlare in un'oretta circa dei farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale, anche perché sono una settantina. Però cercherò di darvi qualche spunto di riflessione, se non altro. Innanzitutto, cos'è un farmaco? Allora, il farmaco è una sostanza che viene introdotta nell'organismo e modifica alcune funzioni. In particolare lo psicofarmaco, anche se personalmente è un termine che odio, infatti l'ho messo virgolettato, psicofarmaco è un termine da manicomio. Se c'è una cosa che stiamo cercando di fare, soprattutto negli ultimi anni, è quello di avvicinare sempre di più la psichiatria all'area medica. La psichiatria è sempre stata vista qualcosa di staccato dalla medicina tradizionale, in realtà non è così. Curare un episodio depressivo maggiore, curare un disturbo bipolare è più o meno la stessa cosa che curare una, che chiamano ultimamente MAC, cioè malattia ad andamento continuo. Ci sono alcuni disturbi che vengono curati per un determinato periodo di tempo, attraverso l'utilizzo di una terapia farmacologica riportano il paziente alla condizione di benessere. In questo caso il farmaco può essere completamente dismesso. Altre malattie sono malattie, una volta le si chiamava croniche, anche questo è un termine corretto, si preferisce chiamare malattie ad andamento continuo, non è solo una questione lessicale, c'è proprio l'idea del fatto che il diabete, l'ipertensione sono malattie continue, anche alcune malattie in psichiatria possono essere malattie continue. Questi farmaci sono attivi principalmente sul sistema nervoso centrale, ma non esclusivamente su quest'area. La risposta ad un farmaco non è mai la risposta del farmaco in sé, ma è sempre la combinazione tra la molecola e l'organismo. Questo, tra le altre cose, è il motivo per cui un farmaco può essere efficace su di me e può essere completamente inefficace su un'altra persona. La risposta ad un farmaco è geneticamente determinata. Le persone che stanno in quest'aula condividono gran parte del patrimonio genetico e una parte del patrimonio genetico non viene condiviso, e questo è l'essenza dell'unicità poi di ogni singola persona. Siccome la risposta a un farmaco è genetica, è molto facile, ecco perché abbiamo numerosi farmaci, che la risposta ad una stessa molecola, allo stesso dosaggio, possa essere molto diversa da persona a persona. I farmaci attivi sul sistema nervoso centrale sono di recentissima produzione, nel senso che i primi farmaci ad entrare in commercio sono state le benzodiazepine a metà degli anni 30. Le benzodiazepine sono gli ansiolitici, cioè quei farmaci che in realtà non hanno mai curato nessuno, ma sono in assoluto i farmaci più utilizzati in psichiatria per un problema, anzi per tutta una serie di problemi, fra questi il fatto che danno dipendenza. Ed è assolutamente facile, comune, lo si vede quotidianamente in ambulatorio, che ci siano persone che continuano ad assumere farmaci come quelli appartenenti a questa classe che
tamponano un sintomo, ma tra il tamponare il sintomo e curare il disturbo, grazie a Dio c'è ancora una bella differenza. Altra data importante, tra il 48 e il 49, John Cade sperimenta il litio. Il litio è uno ione, uno dei primi farmaci naturali, si trova in tantissimi alimenti, e rappresenta tutt'oggi il capostipite di tutta una classe di stabilizzatori dell'umore. È il farmaco che fa diverse cose, intanto poi vedremo a seconda del dosaggio utilizzato, ed è il farmaco che viene utilizzato nel trattamento del disturbo bipolare. Nel 52 Delay e Benninger scoprono la clorpromazina, farmaco che viene commercializzato anche adesso con il nome di Labetil. La clorpromazina è un anestetico, ma contrariamente agli anestetici che si usavano in sala operatoria, non fa dormire, e quindi era un anestetico che è stato messo nel cassetto, se non a elevatissimo dosaggio. Era un farmaco che è stato dimenticato fino a quando ci si è accorti che questo farmaco dava una sensazione di tranquillità profonda nei pazienti agitati, senza necessariamente fare il dormitare. Nel 1956 nasce la clorpromazina, farmaco commercializzato con il nome di anafranil, è stato il primo antidepressivo. Da lì in avanti sono stati prodotti circa 24 antidepressivi diversi, oggi abbiamo in farmacia tantissimi antidepressivi. Molti di più dei farmaci che hanno attualmente la registrazione, ad esempio per la cefalea. Il numero dei farmaci che hanno registrazione in Italia e anche in Europa per la cefalea sono 11, e la cefalea è un sintomo molto comune. Perché abbiamo 24 antidepressivi diversi? Perché mai, come in psichiatria, la terapia deve essere assolutamente personalizzata. Nel 57 Paul Janssen, che poi è stato lui che ha fondato la casa farmaceutica che porta il suo nome, sintetizza il primo butirofenone, cioè l'allocridol, detto anche Aldol piuttosto che Serenase. È un farmaco che sicuramente ha fatto la storia della psichiatria, ha aiutato gran parte dei pazienti ad uscire dagli ospedali psichiatrici. Peccato che adesso è poco utilizzato, perché è un farmaco che, ma l'abbiamo imparato in ritardo, alla lunga dava un profilo di effetti collaterali molto importanti, di cinesi retrattiva, eccetera. E quindi lo si usa sempre meno. Negli anni 60 iniziano le sperimentazioni di clozapina. Clozapina è l'antipsicotico atipico di riferimento, il capostipite di tutta una classe di farmaci che poi vedremo, farmaco che è stato messo in commercio, ha dato subito dei problemi, perché in 5 casi su 1000 può dare una crasi, cioè una diminuzione dei globuli bianchi. A seguito di questo motivo è stato immediatamente ritirato dal commercio, e poi con un protocollo particolare è stato reinserito. La clozapina è un farmaco che possono prescrivere solo gli ambulatori di secondo livello, quindi gli psichiatri. Il medico generalista, il medico di medicina generale, non può prescrivere la clozapina a meno che non abbia il piano terapeutico, che è una delega che lo psichiatra fa al medico di medicina generale per la prescrizione. Nell'81 è stato sintetizzato il risperidone, anche questo farmaco che in un certo senso ha aiutato nella gestione dei sintomi di tipo psichiatrico. Il cervello umano ha circa 100 miliardi di neuroni, o meglio, all'età di 20-21 anni, cioè quando termina lo sviluppo del sistema nervoso centrale, il numero è più o meno questo. Questo implica che intanto non siano stati i neuroni insultati precedentemente. Mi spiego. Vediamo sempre più spesso giovani in ambulatorio che utilizzano enormi quantità di alcol, cannabis, cocaina e altre sostanze di sintesi che noi non conosciamo.
non sappiamo cosa sono, perché sono state calcolate circa 250 sostanze d'abuso tra le sostanze cosiddette naturali e le sostanze di sintesi. Noi in pronto soccorso abbiamo i kit per fare, per individuare circa una decina di queste sostanze, quindi non le conosciamo spesso neanche noi. È ovvio che l'utilizzo di queste sostanze provoca una morte neuronale. I neuroni arrivano all'età di 20-21 anni più o meno con questo numero, e da lì in avanti si assiste ad un lento, ad una lenta e progressiva morte degli stessi. E su questo ci possiamo fare poco e niente. In realtà qualcosa si può fare. Questo simpatico signore cerca di darci il messaggio su quello che possiamo fare noi per mantenere non i neuroni vivi, ma i neuroni attivi. È stato visto che quello che comunemente passa sotto il nome di intelligenza, che è un termine molto complesso, fa parte dell'affettività di una persona, indica il modo di interagire con l'ambiente, interessa la capacità di una persona di immaginare, di trovare soluzioni, eccetera. È un termine veramente complesso, intelligenza, ma non dipende dal numero dei neuroni. Dipende da come questi neuroni sono connessi. Tutte quelle attività che comportano l'utilizzo del cervello, cioè la curiosità, il cercare di risolvere problemi, la capacità immaginativa, lo sforzarsi di ricordare le cose, obbligano il cervello a muoversi. Il parallelo col muscolo è abbastanza facile da fare. Se noi un muscolo lo utilizziamo, avremo alla fine un muscolo ipertrofico. Se noi il muscolo non lo utilizziamo, come succede nel caso in cui venga posizionato un apparecchio gessato ad una gamba, ci ritroviamo poi un muscolo flaccido e poco utilizzato. Il cervello è costituito di aree funzionali. Adesso non è interessante che diciamo così, mandiate a mente quali sono le aree, sono diverse. Qui abbiamo l'area motoria, qui abbiamo l'area di associazione sensoriale, a questa parte arrivano gli stimoli degli occhi, abbiamo la parte frontale del cervello che è deputata ai meccanismi di regolazione del comportamento. Poi abbiamo diverse aree, quella della parola, la protezione olfattiva, eccetera. Quello che importa è che queste aree siano sempre connesse. Cioè il cervello deve lavorare non a pezzi, ma deve lavorare insieme. Immaginatevi la situazione per cui una persona è seduta, vuole alzarsi, quindi ha una attivazione sull'area volitiva, ma non ha il controllo motorio, non riesce ad alzarsi. Questo è un esempio molto semplice che indica essenzialmente che quando c'è una non sincronia tra l'attivazione di un'area e l'attivazione di un'altra, si ha un disagio. Questa le trovate su tutti i libri, questa è l'unità funzionante del cervello, è il neurone, che è una cellula a forma stellata che contiene all'interno un nucleo e contiene questi prolungamenti che si chiamano dendriti. È stato calcolato che mettendoli in fila un dendrite sull'altro si raggiunge una distanza di 160 km. Quindi vi fate un'idea di quanti ne abbiamo in testa. Questa è una 3D sempre sui neuroni, ma ciò che importa non è, ripeto, il numero dei è come questi vengono collegati. Questa è l'unità di collegamento fra i vari neuroni e si chiama sinapsi. È una cosa molto semplice, così, vista così. In realtà ci sono circa 80 sostanze che vengono prodotte, liberate, metabolizzate, catabolizzate a questo livello. La sinapsi
consta di una parte che si chiama area presinattica, c'è uno spazio all'interno, si chiama area intersinattica e poi c'è la parte postsinattica. Circa il 90% dei disturbi a carico del sistema nervoso centrale sono dovuti ad una disregolazione in quest'area, cioè un neurone non comunica con l'altro. Tutti i farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale agiscono qui. Agiscono o a livello presinattico o a livello postsinattico oppure attraverso la membrana. Questo è uno schema. Qui il neurone presinattico, l'area intersinattica e l'area postsinattica. All'interno di queste vescicole sono contenute delle sostanze che sono amine biogene e sono i neurotrasmettitori. Queste sostanze, attraverso questo tipo di movimento, fanno sì che vengano liberate all'interno dell'area intersinattica, perché la membrana va a fondersi col neurone intersinattico. Le sostanze arrivano in quest'area e vengono risucchiate successivamente a questo livello. Una volta che la sostanza, il neurotrasmettitore, ce ne sono circa 50 di neurotrasmettitori, li vedremo dopo, quando le sostanze sono qui, si legano a queste unità che si chiamano recettori. Solo attraverso il legame di questa sostanza con il recettore è possibile che l'impulso parta da qui e arrivi all'altro neurone. Questi sono 9 neurotrasmettitori che sono essenzialmente delle amine biogene. 9 hanno un effetto principale, ce ne sono circa una quarantina che hanno un effetto secondario, ma quelle che ci interessano di più e quelle che più o meno sottendono a tutti i disturbi psichiatrici sono la dopamina, la noradrenalina e la serotonina. Una disregolazione nella produzione, nel reuptake, cioè in questo processo per cui le sostanze trovatesi qui vengono riassorbite e ritornano indietro, si chiama reuptake, detta anche ricaptazione delle sostanze. Una disregolazione a livello di queste 3 sostanze genera la stragrande maggioranza di disturbi che curiamo in psichiatria. Le sostanze che abbiamo visto nell'area intersinattica si legano a queste subunità, queste qui. Queste subunità sono sia pre che postsinattiche per la dopamina, cioè stanno prima della sinapsi e anche dopo per quanto riguarda questo tipo di neurotrasmettitore. Per la serotonina sono solo presinattiche, per la noradrenalina solo presinattiche. Cosa fanno i farmaci? Allora, ci sono farmaci che agiscono sui sintomi e farmaci che agiscono sul disturbo. Faccio un esempio molto pratico. Quando qualcuno di voi ha la polmonite e ha 39 di febbre, non si accontenta di prendere la tachipirina per abbassarsi la febbre. Polmonite non passerà mai. Se prende invece l'antibiotico, è facile che, oltre a debellare la carica batterica che ha provocato la polmonite, si abbassi successivamente anche la febbre. È la stessa identica cosa, cioè c'è il farmaco per la febbre che abbassa solo la febbre ma non cura. Nel nostro caso, nel caso della depressione, nel caso dei disturbi psicotici, eccetera, sono gli ansiolitici. E ci sono invece i farmaci che agiscono alla radice del problema. Quelli sono farmaci terapeutici, poi vedremo quali sono. Cosa c'è da sapere di un farmaco? Allora, di un farmaco si deve sapere, lo psichiatra deve sapere, e poi deve spiegarlo al paziente. La farmacocinetica, cioè cosa fa l'organismo al farmaco, e la farmacodinamica, cioè cosa fa il farmaco all'organismo.
Vi ho detto che il farmaco non esiste in sé, l'effetto di un farmaco è sempre l'interazione tra il farmaco e l'organismo. Quindi un farmaco modifica una modalità di funzionamento dell'organismo, ma anche l'organismo modifica il farmaco. Nel momento in cui, ad esempio, lo deve eliminare, lo deve catabolizzare, cioè lo deve rompere, per portarlo al di fuori dell'organismo. I dati di farmacocinetica sono l'assorbimento, il farmaco deve essere assorbito dall'organismo per essere attivo, l'emivita, cioè quanto tempo il farmaco rimane all'interno dell'organismo prima di essere eliminato. In realtà l'emivita è la durata di tempo per dimezzare la concentrazione di quel farmaco nell'organismo. Deve essere distribuito il farmaco per ogni farmaco ce n'è una quota libera, che è quella attiva, e una quota che viene legata alle proteine plasmatiche che lo portano in giro in tutto l'organismo. E ci sono farmaci che hanno un legame molto alto con le proteine plasmatiche, e in questo caso il farmaco disponibile, cioè la parte attiva, è molto bassa. Ci sono farmaci che hanno un discreto legame con le proteine, e allora in questo caso la quota libera, quindi attiva, è molto alta. E poi cosa fa il farmaco all'organismo? Su quali vie metaboliche va ad agire? A quali recettori si legano? Cosa fa il farmaco, cioè la molecola che noi introduciamo, e cosa fanno le molecole del farmaco che viene degradato? È come se un farmaco venisse, una volta che ha fatto quello che deve fare, spezzettato in tre parti. Queste tre parti si chiamano metaboliti attivi del farmaco. Alcuni possono essere ancora attivi, altri possono essere del tutto neutri. Allora, cosa non fa un farmaco? Un farmaco non altera la personalità. Spessissimo si sente dire in ambulatorio, quando si propone, soprattutto a ragazzi giovani, un trattamento farmacologico, ma ragazzi che magari si sono fatti di cannabis per 8 anni fino all'arrivo dello psichiatra, che presentano un quadro ideativo di tipo delirante piuttosto che fenomeni allucinatori, ma io non prendo questo farmaco perché mi altera la personalità. Non c'è nessuna sostanza che altera la personalità di un individuo, perché la personalità di un individuo, so che è difficile capirlo, ma non è altro che la ripresentazione in modi diversi, con indici nostri di maturità diversa, di quello che noi abbiamo fatto nei primi 3 anni. Cioè, noi non facciamo altro per tutta la nostra vita che riclonare il tipo di atteggiamento in situazioni diversissime, con persone diversissime, con una maturazione e un'esperienza che ci deriva dal fatto di vivere, ma non facciamo altro che riclonare più o meno quelli che sono stati i primi 3 anni della nostra vita. Quindi non c'è nessuna molecola che può alterare la personalità. Altro mito: il farmaco mi intontisce e mi permette di pensare lucidamente, e non mi permette di pensare lucidamente. Allora, ci sono dei farmaci che hanno un profilo sedativo, in dubbio. Però in questo caso, tra sedativi maggiori e sedativi minori, intanto cerchiamo di utilizzare questi farmaci non in terapia continua, ma quando il paziente è agitato. È molto più facile che ci sia una alterazione nel modo di pensare di una persona che sta male, piuttosto che ci sia un'alterazione nel modo di pensare quando una persona viene curata. Altro mito: una volta iniziato devo continuare a prenderlo, perché se no ne divento dipendente. Allora, c'è solo una categoria di farmaci in psichiatria che dà dipendenza, e sono gli ansiolitici. Tutti gli altri non danno dipendenza. Dottore, io ho smesso il farmaco, mi si è ripresentata la stessa sintomatologia di prima, è chiaro, è successo perché sono ormai dipendente dal farmaco. È così. Per curare un disturbo è necessario che il farmaco venga somministrato ad un determinato dosaggio, e la cosiddetta, poi vedremo dopo,
terapia di mantenimento deve avvenire al dosaggio che ha fatto star bene la persona. E siccome sono tutti capaci a prendere un farmaco quando, quando stanno male, e un po' meno bravi a continuare a prendere lo stesso farmaco allo stesso dosaggio quando stanno bene, il problema è un po' lì. Se una persona curando un disturbo non ha fatto per il giusto tempo, tempo che viene ovviamente dichiarato e comunque preannunciato dallo psichiatra, il trattamento farmacologico, è molto facile che a seguito o della dismissione o della riduzione del farmaco ricompaia nuovamente il disturbo. Altro mito: uccide le cellule del cervello. No, è la disregolazione metabolica, cioè il fatto che una sostanza, che abbiamo una malattia che fa funzionare male il nostro cervello, che finisce con alterarne più o meno permanentemente le funzioni. Cosa c'è da sapere di un farmaco? L'indicazione, cioè il motivo per il quale il farmaco viene utilizzato, l'effetto principale del farmaco e magari anche gli effetti secondari. La controindicazione, cioè quando quel farmaco o non si deve usare proprio, perché c'è una concomitanza con altre malattie, ad esempio, o semplicemente perché la persona assume già altri farmaci, oppure il farmaco deve essere molto limitato nel suo utilizzo. Gli effetti collaterali, che possono essere, questi sono spessissimo molto enfatizzati dai pazienti, per un motivo molto semplice. Se voi guardate il foglietto illustrativo dell'aspirina, l'aspirina ha 17 effetti collaterali dichiarati. Sfido voi a dirmi se a seguito della somministrazione di un'aspirina avete avuto almeno due degli effetti collaterali dichiarati. I cosiddetti bugiardini sono foglietti illustrativi che vengono fatti da clinici in collaborazione con gli avvocati delle case farmaceutiche. Perché c'entra l'avvocato in un farmaco? Il motivo è abbastanza semplice. Se a seguito del fatto che voi assumiate un farmaco, documentate un effetto collaterale e quell'effetto collaterale non sta scritto sul cosiddetto bugiardino e fate causa alla casa farmaceutica, voi vincete la causa. E siccome le case farmaceutiche mediamente non piacciono incassare soldi, mettono su di tutto. Quindi voi vi troverete tra gli effetti collaterali di un antidepressivo 20, 23, 24 effetti collaterali possibili, quando in realtà, e non sono qui a vendere niente, effetti collaterali di un serotoninergico, io lavoro da circa 17 anni, forse ne ho visti 5-6 di quelli dichiarati. Sarò stato fortunato io, non so. La posologia è fondamentale, cioè quante volte al giorno, proprio per il discorso dell'emivita di un farmaco, cioè della durata di un farmaco all'interno dell'organismo, siccome questi farmaci sono attivi, quando la concentrazione nel sangue è stabile, io la devo tenere stabile. Allora, se un farmaco, prendiamone uno a caso, l'Oxanax, alprazolam, ansiolitico, ha un'emivita di 3-4 ore. Per avere un effetto continuativo del farmaco, io lo devo dare almeno 3 volte al giorno. Ci sono farmaci che durano in circa 26, 27, 28 ore. Prendiamo un altro farmaco, sempre rimanendo fra le benzodiazepine. L'EN. L'EN è un'autentica porcheria, perché ha un'emivita che va dalle 60 alle 100 ore. 100 ore vuol dire che se io oggi prendo 10 gocce di EN, sabato mattina non le ho ancora smaltite. E siccome mediamente chi assume un ansiolitico lo assume tutti i giorni, si realizza abbastanza facilmente una sorta di effetto accumulo. Siccome sono farmaci che danno dipendenza, l'effetto accumulo accelera molto il rischio di dipendenza. Quindi è fondamentale conoscere quant'è la durata del farmaco X, Y o Z all'interno dell'organismo.
Altro dato da sapere è la durata di assunzione. Quando si cura una depressione, facevamo anche noi 15 anni fa, si diceva, non so, episodio depressivo maggiore, singolo al primo episodio, si diceva, signora prenda questo farmaco per 4, 6, 8 mesi, poi se sta bene lo tolga. Allora, dati 2013, linee guida del trattamento della depressione, primo episodio depressivo, 2 anni di trattamento. Perché? Perché si è visto che curando l'episodio depressivo maggiore 3, 4, 5, 6 mesi e poi sospendendo il farmaco, la ricaduta è matematica. Matematica vuol dire quasi intorno al 100%, diciamo 99%. Però abbiamo imparato anche noi a utilizzare farmaci e a curare disturbi, se consideriamo che, come dicevo prima, il primo antidepressivo è nato nel 56. La modalità di assunzione è fondamentale, prima o dopo i pasti, generalmente sempre dopo, almeno per i farmaci in psichiatria. Ci sono alcuni casi, non so, le benzodiazepine sostituite, l'Evopride, Denban, per fare qualche nome, che lì no, magari vanno assunti prima, ovviamente lo psichiatra che lo deve dire al paziente, non lo sapere. Poi abbiamo gli usi possibili di farmaci, cioè gli usi, cosiddetti usi off-label, cioè fuori dall'indicazione. Faccio un esempio, la senapina, che è un antipsicotico atipico, in Italia è registrata solo per la cura del disturbo bipolare. Negli Stati Uniti, lo stesso farmaco è indicato per il trattamento del disturbo bipolare e della schizofrenia. Noi in Italia non lo possiamo utilizzare per la schizofrenia. Questo sarebbe per noi un uso off-label. E poi abbiamo fra gli usi possibili anche il tipo di utilizzo a dosaggio diverso. Un farmaco come, che ne so, un antidepressivo triciclico a dosaggio congruo fa l'antidepressivo, a basso dosaggio funziona come ansiolitico. È chiaro che piuttosto che dare un farmaco come un ansiolitico che dà dipendenza, utilizzerò un antidepressivo a basso dosaggio. La molecola è sempre quella, ma a seconda del dosaggio che utilizzo può dare un effetto completamente diverso. Allora, come si usa un farmaco? Potevo fermarmi qui, secondo prescrizione medica è una sciocchezza, ma è anche la cosa più ovvia. L'assunzione deve essere regolare, più o meno alla stessa ora. Può capitare di dimenticarsi, d'accordo, però l'importante è averlo in testa che un farmaco più o meno va assunto alla stessa ora. Il discorso che facevamo prima, la modalità di assunzione, prima o dopo i pasti, va assunto a dosaggio indicato. Non facciamo sconti alle terapie. Perché ci ritroviamo, e lo sanno benissimo i medici di base, che con noi curano da anni la depressione. Il fare lo sconto sulla terapia vuol dire ricaduta, e vuol dire ricaduta vuol dire riposizionamento del farmaco per un periodo più lungo. Lo sconto sulla terapia che facciamo, ad esempio sul primo episodio, lo ripaghiamo sul secondo, lo paghiamo, e lo paga spesso, spessissimo, sempre il paziente, anche in termini di benessere. Poi abbiamo il problema dei generici. Generici sono quei farmaci dove la casa farmaceutica ha terminato il periodo per cui la molecola non può più essere replicata, ci sono altre ditte che possono produrre lo stesso farmaco. Mediamente i generici costano di meno. Allora, c'è generico e generico, e lo devo più il medico che il paziente. Un consiglio però mi permetto di darlo. Ci sono generici che non funzionano. Ad esempio la venlafaxina, ma questo vi sarà capitato. Prendere l'Aulin è una cosa, prendere il Nimesulide è un'altra cosa. Sono farmaci bioequivalenti. La molecola è la stessa, tra l'altro in Italia abbiamo quella fantastica legge, solo in Italia. Noi siamo bravi a creare quelle cose lì. Per cui, in Italia, solo in Italia, si può commercializzare un farmaco quando ha il 20% in più o in meno di principio attivo.
Questa è per il medico una grande fesseria, perché quando il medico dà 20 mg vuole sapere se il paziente ne prende 20 o ne prende 25, perché il paziente magari lo vedrà o potrà vederlo in termini di sintomatologia residua. Se al posto di dargli 20 mg, perché quel paziente sta bene con 20 mg, io sono convinto che ne prenda 20 perché sulla scatola c'è 20. Ma se per caso quel paziente ha 18 mg di principio attivo o 17, io non so più che cosa sto dando al paziente. E su un farmaco come la venlafaxina, ad esempio, che è un antidepressivo con meccanismo duale, il cui range di efficacia è da 75 a 375 mg, capite che il 20% su 75 mg è una cosa, ma il 20% in più o in meno su 375 è tutta un'altra cosa. Questo è solo appannaggio dei generici, quindi una regola: lasciatevi consigliare dal medico anche sul tipo del generico. Seconda regola, utilizzate sempre la stessa marca di generico. Il farmacista vi venderà quello che ha lì, molto spesso. Però siete voi che pagate. E siccome i farmacisti per legge hanno la possibilità che arrivi il corriere 3 volte al giorno, se il farmacista non ha quel farmaco che a voi va bene, o cambiate farmacia o arriva, una delle due. Questa è una tutela per voi, ripeto, noi non vendiamo niente, il farmacista sì, e siccome i farmacisti vendono A, B o C anche della stessa molecola in base a margini di guadagno, se a me va bene il farmaco X e vado là con la ricetta dove c'è scritto il farmaco X, devo pretendere il farmaco X. Il farmacista non ce l'ha, due possibilità: lo fa arrivare o non lo fa arrivare, lo cambia farmacia, perché io voglio il farmaco X. Noi da quando sono usciti i generici abbiamo ogni medico 2 o 3 timbri non sostituibili, dove sì, possiamo mettere al farmaco X non sostituibile, ma alla fine siete voi a dover dire sì o no in base a quello che il vostro medico magari vi consiglia. E per gli equivalenti cosa si fa? Equivalente cosa vuol dire? Equivalente. Equivalente vuol dire che la molecola è la stessa, cambiano gli eccipienti, ma gli eccipienti, cioè le sostanze che tengono insieme la compressa, possono variare facendo variare anche l'assorbimento del principio attivo, facendo variare in alcuni rari casi, ma possibile, l'emivita del farmaco, e capite che prendete un farmaco diverso. Ad esempio, la venlafaxina, voi la trovate in formulazione generica, con scritto a rilascio prolungato. Su tutti i generici di venlafaxina c'è a rilascio prolungato. Provate ad aprire una compressa di venlafaxina e una compressa della venlafaxina di Brent, ad esempio l'Effexor. Dentro, completamente diverso. Già questo vi deve insospettire un po', ma non vi si chiede di avere la competenza per sapere se quel farmaco è da... chiedete al medico, semplicemente. Quindi non consiglia di prendere? No, non è che non consigli di prendere, ci sono generici che funzionano molto bene. Ad esempio il Citalopram, ci sono 17 ditte che fanno il Citalopram generico. A parte la variabilità del più o meno 20%, però diciamo che i farmaci generici, quelli funzionano. Ci sono dei farmaci fatti bene, ci sono dei farmaci fatti male, cioè d'altronde capite che se è solo un problema di guadagno, adesso un farmaco costruito in Europa, in Germania, piuttosto che in Inghilterra, con determinate regole anche di produzione, non è la stessa cosa di un farmaco costruito in Cina o in Pakistan. Forse là non hanno la stessa attenzione in termini di produzione del farmaco che hanno in Europa piuttosto che negli Stati Uniti, non ce l'ho col Pakistan, ma per dire che poi alla fine dipende da come viene fatto, come viene costruito un farmaco.
e questo fa la differenza. Allora, come non si usa un farmaco? In modo non continuativo. Prendere un farmaco, poi interromperlo, poi riprenderlo, poi interromperlo, è il modo migliore per ridurre resistenza. La resistenza è la riduzione dell'efficacia del farmaco. L'assunzione intermittente è più o meno la stessa cosa. Lo prendo un giorno, rimango un giorno senza, lo prendo un giorno, rimango un giorno senza. Questo è ancora peggio, perché fa diventare il farmaco completamente inefficace. Mai sospendere un farmaco di colpo, con nessun farmaco. Tutti i farmaci in psichiatria vengono dati secondo titolazione, che vuol dire si inizia con poco, poi si aumenta progressivamente il dosaggio, anche quando io so che quel paziente avrà bisogno di 6 mg di un farmaco. Non inizio con 6, inizio con 2, lo porto progressivamente a 4, lo porto progressivamente a 6. Allo stesso modo, questa si chiama titolazione, allo stesso modo il decalage. Quando si toglie un farmaco non si toglie mai un colpo. Può capitare di dimenticarlo per una settimana, vado in ferie, non c'era il medico che mi poteva prescrivere il farmaco, eccetera. Se lo dimentichi per 2 giorni sostanzialmente non succede nulla. 1-2 giorni lo puoi reiniziare anche al dosaggio di prima. Se lo dimentichi per 2 settimane o se non puoi prenderlo per 2 settimane, non bisogna ripartire da zero. Allo stesso modo il decalage farmacologico deve essere fatto sempre molto lentamente. Mai assumere farmaci in associazione con alcol o altre sostanze stimolanti, caffeina, taurina, ecco, il discorso della caffeina che preoccupa sempre molto. La caffeina è uno dei più potenti dopaminergici che abbiamo in casa. Un caffè del bar, sono 80 mg di caffeina, alza un neurotrasmettitore che si chiama dopamina. La dopamina è implicata nei meccanismi di genesi dell'ansia. Se io da depresso, avendo già un livello d'ansia preoccupante, prendendo anche il mio antidepressivo, continuo a bere caffè, il caffè è una sostanza che il depresso richiede, perché se non altro 2 o 3 ore di tono glielo danno. Peccato che la caffeina, superate le 2-3 ore di tono, ha un effetto potentemente depressogeno. E allora uno come fa? Va a bersi un altro caffè. E avanti così. Oppure la taurina, Red Bull. La taurina ha un indice in termini di spinta sulla dopamina che è 4 volte quello della caffeina. Se voi leggete sulla lattina della Red Bull, ha circa 38 mg di caffeina, quindi mezzo caffè, e ha circa 40 mg di taurina. 40 per 4, alla fine vengono fuori 8 caffè in una lattina. Per questo motivo in alcune regioni del nord Europa l'hanno tolta. Altra cosa che non si fa, prendo la pastiglia che ha fatto bene al mio vicino di casa. Classicone. I vicini di casa sono anche bravi terapeuti, però è sempre buona cosa, visto che uno, la terapia deve essere personalizzata, due, visto che il mio effetto può essere diverso dal tuo, fartela consigliare dal medico la terapia. Questo è quello che dicevo prima, ora sto bene, quindi posso ridurre il dosaggio. Quando si dà un farmaco, questa è la prima valutazione che viene fatta e che si deve fare. Cioè la valutazione, il rapporto tra il rischio e il beneficio. Se io ho un paziente con un episodio depressivo minore, sapete che secondo il DSM 4, TR, insomma, che è un po' la Bibbia su cui si fa le diagnosi, a seconda del numero dei sintomi, la depressione, che si chiamava l'esaurimento nervoso, si divide tra episodio depressivo maggiore se i sintomi sono 5 più di 5. Episodio depressivo minore se il paziente ha meno di 5 sintomi. Allora, io vedo un paziente, una persona con un episodio depressivo minore, non lo tratto farmacologicamente. È facilissimo che l'episodio depressivo minore diventi maggiore, perché una volta che si è innescato un meccanismo, poi vedremo quale, è facile che peggiori.
In questo caso il fatto che io non abbia trattato questa persona è stato un rischio, io il rischio l'ho corso nel momento in cui ho atteso che il disturbo peggiorasse. Forse era meglio trattarlo subito, perché gli episodi depressivi minori o maggiori che vanno incontro a risoluzione spontanea non ce ne sono. La depressione non è essere giù di morale. Essere giù di morale è una condizione transitoria che non necessita di trattamento farmacologico, okay, che va incontro a risoluzione spontanea. La depressione non va incontro a risoluzione spontanea. Quando vedo, soprattutto per ragazzini giovani, nel periodo di passaggio di stagione, che le loro mamme molto amorevoli li imbottiscono di vitamine ricostituenti, eccetera. Allora, in Italia, dove vendiamo di tutto, vendiamo anche tutta una classe di farmaci che sono raccolti sotto il nome di ricostituenti, che sono polivitaminici vari. L'astenia da passaggio di stagione è una cosa fisiologica, normale. È una condizione di adattamento dell'organismo al cambio della temperatura esterna, al cambio della pressione esterna, eccetera. Quella va incontro a risoluzione spontanea, quella non va trattata farmacologicamente, è perfettamente inutile. I ricostituenti sono al settimo posto tra i farmaci degli ultimi anni. Allora, vediamo questi farmaci. Quattro classi farmacologiche. Gli stabilizzatori dell'umore classici sono quasi tutti antiepilettici tranne il litio, atipici sono gli antipsicotici atipici, gli antidepressivi si distinguono in triciclici e tetraciclici, sono gli antidepressivi di vecchia generazione, i serotoninergici che sono i nuovi antidepressivi, ultimamente fra i nuovissimi antidepressivi abbiamo gli antidepressivi a azione duale o mista, ci sono gli antipsicotici che, come dice il termine, servono per gestire schizofrenia ed altri disturbi psicotici, sono gli antipsicotici tipici, chiamati anche neurolettici, e gli atipici, che sono quelli di nuova generazione, che si distinguono dai tipici perché hanno un più basso profilo di effetti collaterali. E poi abbiamo questa categoria qua, di farmaci molto diffusi, che in realtà, ripeto, non hanno mai curato nessuno, sono gli ansiolitici. E poi una sottoclasse, che sono gli ipnoinducenti, che sono farmaci che servono solo per indurre il sonno, hanno un'emilità molto breve, quindi arrivando alla mattina sono già completamente eliminati, dicono che non danno dipendenza, in realtà un pochino la danno, non come gli ansiolitici, ma un pochino la danno. Questo è un elenco di tutti i farmaci che agiscono indirettamente sul sistema nervoso centrale, cioè non si legano necessariamente in primis a recettori del sistema nervoso centrale, ma sono ad esempio depressogeni, ce ne sono tantissimi. Non è necessario che li guardiate, è solo per dire che quando io devo curare una depressione e una persona assume anche un farmaco di questo tipo, prima di togliere l'antidepressivo, anche quando l'episodio depressivo maggiore si è risolto, ci dovrò pensare un paio di volte. Magari glielo tolgo, però devo sempre tenere in conto e presente il fatto che se una persona deve prendere un antiipertensivo, ad esempio, perché è un iperteso, e quel farmaco dà depressione, insomma, bisogna stare attenti e comunque devo fare un patto col paziente. Già l'ho fatto perché l'ho in cura, ma a maggior ragione il patto si deve rinsaltare, perché devo dirvi che nel momento in cui, quando tolgo l'antidepressivo, dovesse cominciare a vedere il tono dell'umore che comincia ad andare in barca, la componente d'ansia che si alza, comincia a sentirsi stanco fisicamente, forse è il caso che si rifaccia rivedere, anche se lo sta diventando. Stabilizzatori dell'umore. Allora, abbiamo parlato
valproato del litio in assoluto farmaco di riferimento, abbiamo il valproato di sodio e la carbamazepina, questi sono i tre principali stabilizzatori dell'ormone. Questo e questo è un antiepilettico. Si usano mediamente allo stesso dosaggio che viene utilizzato per l'epilessia, un pochino più basso in realtà. Sia il litio che il valproato, che la carbamazepina, che l'oxacarbazepina, che è in pratica una carbamazepina a cui hanno tolto un pezzo di molecola, è un derivato della carbamazepina. Tutte queste sostanze agiscono nel modo che dicevamo prima, cioè modificando le tre amine biogene che sono implicate nei meccanismi di genesi della depressione, quindi serotonina, noradrenalina e dopamina. Altri farmaci meno usati ma di assoluta efficacia, ad esempio la lamotrigina, il Lamictal, che è un farmaco che è uno stabilizzatore dell'umore ma ha un alto profilo antidepressivo, è come se fosse due farmaci insieme. Anche il litio ha un po' questo effetto, è stabilizzatore dell'umore ma ha dentro un profilo antidepressivo. Valproato di sodio e carbamazepina non hanno alcun profilo depressivo, è depressivo, sì, antidepressivo. Allora, litio, indicato nel trattamento del disturbo bipolare, è l'unico farmaco approvato dall'FDA americana come potenziante nei casi di depressione maggiore ricorrente. Pazienti che hanno avuto 4, 5, 6 episodi depressivi, accanto all'antidepressivo è buona cosa pensare anche al litio. È indicato nella gestione del controllo e dell'aggressività, è l'unico presidio fra quelli comuni che possiamo utilizzare in questo caso, cioè nella prevenzione del suicidio. Il litio è un formidabile, una scatola di litio costa 2,66€, pochissimo, ed è l'unico farmaco che insieme alla clozapina, che però è un farmaco di prescrizione esclusivamente psichiatrica, che blocca l'agito autolesivo, è in grado di gestire in alcuni casi anche il pensiero autolesivo. Sapete che quando un paziente decide di togliersi la vita lo fa attraverso degli step. L'ideazione autolesiva, cioè io ho il pensiero, la progettualità autolesiva, ho già pensato come, e l'agito autolesivo, che è il fatto in sé. Il litio può prevenire, gestendo sia l'ideazione che la progettualità, un acting di tipo autolesivo. Infatti viene usato nel disturbo di controllo. Questa è una bella domanda, non lo so. Allora, la risposta più onesta è non lo so. Diciamo che il suicidio è un sintomo, non è una malattia. Quindi se consideriamo il suicidio, sintomo d'accordo, è la complicanza più grave di tutti i disturbi dell'umore, la complicanza più grave delle forme psicotiche, se consideriamo il suicidio un sintomo, se anche fosse un solo sintomatico, non mi interesserebbe nulla. L'importante è, magari a basso dosaggio, che mi blocchi il sintomo. Dopodiché, ad alto dosaggio, cioè come stabilizzatore dell'umore, o come farmaco ad hoc, cioè che si aggiunge in augmentation nel caso della depressione, è un farmaco curativo. E forse solo per la specificità dell'anti-acting, che se anche fosse solo un sintomatico, piuttosto che evitare ad un paziente una condotta autolesiva, glielo darei anche se fosse solo un sintomatico. Altri stabilizzatori dell'umore sono il valproato di sodio e la carbamazepina. L'indicazione è quella, diciamo, è quella di tutti, cioè disturbo bipolare, disturbo dell'umore non altrimenti specificato e così via. Cioè tutti i disturbi dell'area affettiva. Effetti indesiderati, quindi l'ho preso dal bugiardino. Nausea sì c'è, sedazione rarissima, tremore è presente. Può dare epatotossicità, allora se non erro l'indicazione è, cioè l'indicazione della frequenza è 3 casi su 8.000, una cosa del genere, però può dare trombocitopenia, cioè una diminuzione delle piastrine,
può dare qualche disturbo della coagulazione. Quando si parla di un effetto collaterale, tenete sempre presente che l'effetto collaterale è un effetto raro, se non farmaco non esce. I cosiddetti ricostituenti di cui parlavo prima, effetti collaterali spesso non ne hanno, non è vero, perché se sono polivitaminici, se hanno dentro vitamine sono anche molto attivanti, le vitamine sono degli attivanti. Vengono prescritte sull'onda del tanto male non fa. A me non interessa dare un farmaco perché tanto non ti fa male. Dovrei dare un farmaco se so quello che fa e mi aspetto un determinato risultato dal farmaco, non basta che tanto male non faccia. Come si tratta e come si mantiene un disturbo dell'umore? Vediamo il più classico disturbo bipolare. Sì, talvolta è necessario il ricovero. È necessario il ricovero per un motivo molto semplice. Circa un terzo dei pazienti con disturbi psichiatrici, anche questa è una peculiarità solo della psichiatria, non hanno consapevolezza di malattia. Stanno male, ma non hanno la percezione di star male, non perché non ci arrivano o perché sia colpa loro, è la malattia fatta così, è il disturbo che è fatto così. Un paziente in fase depressiva, la depressione ha un indice di non consapevolezza di malattia molto basso, quindi i pazienti depressi sanno di star male, sono loro che vengono a chiedere aiuto, ma un paziente in fase maniacale o in stato misto, l'ultima volta con il dottor Lucchi si parlava anche di stati misti, la volta precedente ancora con il dottor Seggioli si è parlato di quali siano i disturbi psichici più comuni. Un paziente in stato misto ha una spesso scarsa consapevolezza di malattia e quindi è necessario il ricovero perché può mettere in pericolo, io lavoro al CPS, non lavoro per ricoverare le persone, nel senso che per me un ricovero è un mio fallimento terapeutico, non sono riuscito a vivere. Il trattamento con gli stabilizzatori dell'umore deve essere prolungato. I disturbi dell'umore sono delle MAC, malattie ad andamento continuo, altre MAC, diabete, ipertensione, quando uno comincia una terapia ipoglicemizzante non la toglie dopo 6 mesi. Quando un iperteso inizia un trattamento per gestire la propria ipertensione, non toglie il trattamento dopo un anno. È possibile togliere un trattamento farmacologico dopo anni di trattamento, soprattutto se il paziente è stato bene. Si fa un contratto con il paziente, non dico non sia mai da fare, però insomma io devo acquisire per lungo tempo benessere. Il nostro cervello è plastico, impara a star male, impara anche a star bene. Quindi dopo un lungo periodo in cui sono stato bene è in realtà abbastanza poco probabile che torni a star male se sono stato curato bene. Purtroppo il cervello impara anche a star male, per cui è vero che noi curiamo la depressione che lì da 2 mesi, la depressione che lì da 20 anni, della persona che non si è mai recato allo psichiatra perché gli psichiatri mangiavano i bambini. È vero, però come sempre succede in medicina, gestire una depressione che vive 2 mesi è una cosa. Anche in termini farmacologici è una cosa. Fate l'esempio con la bronchite. Curare una bronchite che vive 1 anno non è proprio la stessa cosa di curare la stessa bronchite che vive 15 giorni. Gli antidepressivi, l'uso prudente nei disturbi dell'umore di tipo bipolare, sì, si possono usare, ma lì è in competenza, diciamo, strettamente psichiatrica. La psicoterapia è fondamentale. Fondamentale soprattutto quando il paziente sta già meglio. Non manderei in psicoterapia un paziente in fase acuta. Paziente in fase acuta che sta già così male, l'ultima cosa di cui ha bisogno è di andare a spaccare il cappello in 4 dallo psicoterapeuta. Lo bilancio, lo faccio star meglio, sta meglio, ritiene personalmente o trovo io l'indicazione per mandarlo in psicoterapia. Benissimo, psicoterapia. Tra l'altro è una modalità abbastanza
sostanza fantastica per migliorare l'adesione del paziente al piano terapeutico, ci parla anche di farmaci, dice. Questi sono gli esami consigliati quando un paziente assume uno stabilizzatore dell'umore, quindi la glicemia, il dosaggio del valproato e così via. Questi farmaci entrano nel sangue per essere attivi, devono stare all'interno di un range che è chiamato range terapeutico. Se il dosaggio del farmaco è troppo sotto il range terapeutico, non fa quello che desidero il farmaco faccia, oppure fa un'altra cosa. Quando il farmaco è sopra il range terapeutico ci possono essere problemi di tossicità del farmaco. Antidepressivi. Antidepressivi di vecchia generazione, triciclici, di nuova generazione, serotoninergici, e poi ci sono quelli ad azione mista. Ce ne sono tanti, considerato il fatto che poi non è necessario usarli tutti. Quando ne sappiamo usare una decina, 10-12, è più che sufficiente. Esiste una correlazione stretta tra tipo di sintomo e area neurotrasmettitoriale implicata. Ad esempio, nella depressione, l'attività motoria è gestita dalla dopamina e dalla noradrenalina. L'affaticabilità, cioè la astenia, è gestita prevalentemente dalla noradrenalina. Al contrario, l'ansia, l'impulsività, il suicidio, le condotte di evitamento sono gestite dalla serotonina. Cosa ci interessa? Perché dobbiamo sapere se un sintomo che il paziente presenta è per lui fondamentale o meno, perché è in base a questo che poi noi scegliamo un farmaco. Quindi immaginatevi, ho cercato di mettere, questi sono i più comuni antidepressivi utilizzati, immaginatevi di avere una scala tra l'antidepressivo più attivante, ad esempio il Nortimil, cioè quello che modula soprattutto la noradrenalina, via via verso l'antidepressivo più sedativo in assoluto. Perché questo? Perché il paziente depresso può avere, ad esempio, come sintomo cardine l'ansia. È chiaro che se un paziente ha come sintomo cardine l'ansia, non gli do un antidepressivo attivante, perché vado a peggiorare il quadro d'ansia. Forme di depressione che magari si vedono poco adesso, ma che hanno come sintomo cardine l'astenia, la stanchezza fisica, non gli vado a dare un antidepressivo sedativo, gli vado a dare un antidepressivo con un profilo attivante più alto, in base a quello che ci dice il paziente, in base al vissuto del paziente, al sintomo che in quel momento gli dà più fastidio, si decide un farmaco o un altro. Attenzione, non esistono predittori clinici di risposta ad un farmaco. Come si fa, ad esempio, nell'infezione delle vie urinarie, si fa l'antibiogramma e io vedo se quel paziente risponde all'antibiotico A, non risponde all'antibiotico B e così via. Ci stanno lavorando, ma non siamo ancora a questo punto. Non ci sono elementi predittivi che ci dicono questa persona risponderà a questo farmaco o non risponderà a questo farmaco. Il farmaco va provato. Quando si dice che un farmaco non funziona, quando il dosaggio del farmaco è stato assunto a dosaggio medio per almeno 2 mesi, solo al mese e mezzo, 2 mesi, solo allora si dice questo farmaco è da cambiare. Vediamo continuamente persone che prendono da un anno, due, un antidepressivo a dosaggio minimo, che sicuramente ha migliorato il quadro sintomatologico, ma non l'ha fatto star bene. Quando si cura la depressione, così come il disturbo d'ansia, a noi non interessa che il paziente stia semplicemente meglio, il paziente deve stare bene. Diverso invece è su altre diagnosi. Nel disturbo bipolare, sì, l'obiettivo rimane quello di far star bene il paziente, ma non sempre si riesce a togliere completamente la sintomatologia che il disturbo bipolare dà al paziente. Però nella testa dello psichiatra, se non altro, l'obiettivo della cosiddetta restituzione integrum ci deve essere. Questi sono gli effetti collaterali che trovate su qualsiasi antidepressivo serotoninergico, quelli sottolineati sono quelli che in realtà si presentano. Okay. Stesso discorso per quanto riguarda gli antidepressivi triciclici,
capostipite di questi anaframil, decisamente meno usati perché hanno un profilo di effetti collaterali più alto rispetto ai serotoninergici e sono anche meno gestibili dal paziente stesso. Questa è una, l'abbiamo vista anche la settimana scorsa con il dottor Lucchi, ma visto che siamo qui a parlare di farmaci, la salterei un po'. Un dato, schizofrenia. Abbiamo parlato prima del cervello, che non interessa sostanzialmente il numero di neuroni, ma come i neuroni lavorano tra di loro, cioè come sono connessi. In questo caso, nella schizofrenia, noi abbiamo non solo un'alterazione funzionale del cervello, cioè non solo un disturbo di come il cervello funziona, ma anche un'alterazione anatomica. Questa è una risonanza scan, vedete, in questo caso non c'è atrofia corticale, in questo caso la parte bianca non c'è più. Abbiamo altre caratteristiche diverse, questi sono i ventricoli, li guardate la dimensione del ventricolo, nella schizofrenia c'è un aumento dell'area dei ventricoli laterali e così via. Per dire che generalmente le alterazioni sono di tipo funzionale, ci sono alcune malattie di psichiatria dove l'alterazione funzionale è anche dovuta ad un'alterazione anatomica. Questi sono gli antipsicotici tipici, i cosiddetti neurolettici, farmaci che si utilizzano ancora ma molto poco, farmaci che hanno un altissimo profilo sedativo e hanno un profilo di effetti collaterali piuttosto pesante e per questo motivo si utilizzano sempre meno. Cosa fanno questi farmaci? Bloccano il recettore D2, i recettori della dopamina, quegli affari sotto. Hanno un'azione delirio-litica. Delirio è un disturbo del pensiero, per cui il pensiero incontra una sorta di distorsione, come diceva anche la scorsa settimana sia il dottor Sergio che il dottor Lucchi. È inscalfibile per definizione. Voi di fronte a una persona che delira potete star lì a spiegarla come volete, potete dargli delle prove reali del fatto che quello che sta dicendo non è adeso alla realtà, non è reale. Il delirio per natura sua è inscalfibile. Quindi bloccano l'ideazione delirante, bloccano le alterazioni dell'area percettiva, quindi fenomeni allucinatori, eccetera, e sono indicati nella grave agitazione. Poi ci sono gli antipsicotici tipici, farmaci di nuova generazione, qui ci sono alcune molecole, che sono sostanzialmente queste. Esatto, la clozapina, capostipite, il risperidone, risperdal, l'olanzapina, la quetiapina, il prasidone poco usato, l'aripiprazolo. Non c'è il farmaco migliore dell'altro, non esiste, perché del farmaco noi possiamo conoscere anche molto poco. L'effetto finale è sempre l'interazione tra il farmaco e l'organismo. Solo da questa combinazione il farmaco dà delle modificazioni all'organismo che dà delle modificazioni al farmaco. L'effetto è lì in mezzo. Anche questi agiscono sui sintomi positivi e negativi della schizofrenia, tutti vengono utilizzati nella gestione dei disturbi dell'umore, del disturbo bipolare. Sono tutti stabilizzatori atipici dell'umore. Clozapina è, come dicevamo, un farmaco molto particolare, un antipsicotico atipico, è uno di quei due farmaci insieme al litio che è in grado di gestire l'ideazione e la progettualità autovisiva, quindi il suicidio. Siccome dà questo problema, agranulocitosi, cioè una diminuzione dei globuli bianchi progressiva, è entrata in tutto il mondo con un protocollo particolare. I pazienti che assumono clozapina devono fare un emocromo, un banalissimo prelievo di sangue, per le prime 18 settimane, ogni settimana, e poi per tutta la vita un prelievo al mese. È un farmaco che da una parte rappresenta
diciamo così, passatemi in termini, poi vedrò di spiegarmi, l'ultima spiaggia, cioè funziona spessissimo quando gli altri stabilizzatori della memoria non hanno funzionato. Per noi è una grandissima risorsa questa. Ed è un farmaco che fa tantissime cose, anche a dosaggio bassissimo, è commercializzato a 25 a 100 mg, anche un quarto di compressa da 25 mg in grado di bloccare il pensiero autolesivo, anche su dosaggi bassissimi. E soprattutto è il farmaco da utilizzare quando gli altri non hanno funzionato, per un motivo o per un altro. Tutti i farmaci hanno effetti collaterali, anche gli antipsicotici tipici o atipici, questi sono i principali. E queste invece sono le patologie che vengono trattate con questi farmaci. Come dicevamo prima, ho concluso, quasi un po'. Esiste in psichiatria la non consapevolezza di malattia. Una gamba rotta è una gamba rotta, una polmonite la si vede come una lastra, un disturbo bipolare può non essere visto dal paziente. Noi possiamo anche spendere tanto tempo a dire a un paziente che non ha consapevolezza di malattia chi è il caso che si cura, ma dal suo punto di vista, provate a starci un attimo dal suo punto di vista, lui non ha nulla. Si chiede perché, per quale motivo debba prendere un farmaco. Ma alla fine, siccome consapevolmente o meno, intanto mette a repentaglio la sua salute e il suo modo di funzionare. Come diceva la settimana scorsa, la malattia non è tanto, quando si cura una malattia, non è sempre possibile azzerare i sintomi. Curare un disturbo vuol dire innanzitutto permettere al paziente di funzionare al meglio. Però se non hai consapevolezza di malattia, il farmaco non lo prendi, non stai male. Quindi per quelle persone che spesso ci si lavora sulla consapevolezza di malattia, ci si lavora e ci si deve lavorare ovviamente a lungo, ma non è sempre possibile ottenerla. Sono i pazienti che prendono il farmaco, lo dismettono, lo riprendono, lo dismettono e così via. Per evitare una ricaduta è utile proporre al paziente un trattamento long acting. Questi sono farmaci utilizzati per via iniettiva, mediamente una volta al mese, tranne uno, che è questo, che è il bisoprodotto che si fa ogni 15 giorni, che garantendo un dosaggio stabile fanno star bene una persona senza che lui debba prendere un farmaco. È ovviamente una via da utilizzare quando più o meno per disperazione il rischio è quello di far star peggio il paziente che proprio di un trattamento farmacologico non ne vuole sapere, e allora in questo caso, e anche per certuni, e lo dicono anche, molto più comodo, perché permette ad esempio di non dover assumere un antipsicotico per bocca, ma non lo sono dimenticato o meno. I pazienti che fanno terapia long acting si distinguono in due categorie: quelli che la fanno perché proprio non hanno alcuna consapevolezza di malattia e nonostante il lavoro può essere fatto in termini psicoterapici non si è riusciti a, non siamo onnipotenti, e i pazienti che più o meno sbadatamente o altro li dimenticano e hanno continuamente o oscillazioni dell'umore o sintomi residui presenti. Per loro è più comodo venire ad esempio al CPS per fare una volta al mese un trattamento farmacologico che gestisca il loro disturbo per quel mese. Per le iniezioni? Per le iniezioni, un'iniezione, come fosse un qualsiasi antibiotico. Ultima,
Le benzodiazepine, allora, fanno tante cose, sono amatissime dai pazienti. 2013 il Tavor, non il Lorazepam. Lorazepam, ci sono 7 o 8 generici del Lorazepam. Il Tavor, Wyatt, quindi il farmaco di Manca, ha fatturato 11 volte l'aspirina. Questi sono farmaci da togliere perché? Perché danno dipendenza. La dipendenza per il paziente è un problema grosso, perché accanto alla dipendenza c'è la tolleranza. Il farmaco a un certo punto non funziona più, mediamente la persona lo alza, inducendo maggiore dipendenza e di lì a poco maggiore tolleranza. Spessissimo inducono effetti paradossi nell'anziano, infatti non sono da utilizzare negli anziani, ma soprattutto hanno un'azione depressogena. Hanno un'azione depressogena e lì sì, ci viene in aiuto il foglietto illustrativo del farmaco, se assunti per più di 3 mesi. Su tutti gli ansiolitici almeno hanno scritto che il farmaco non deve essere assunto per più di 3 mesi. Quindi l'ansiolitico in terapia continua deve essere. Questa si commenta da solo. Finito. Sera no, magari questa domani sera. Domani. Per cui se volete segnarvi magari l'indirizzo ve lo posso lasciare. Così è così che amici, parenti, giri di casa, per cui interessato. Allora www.brescia-replay.tv Brescia Reply con la Y toccato, sì, .com. E c'è poi un gruppo Facebook di Brescia Reply. Da domani sera? Sì, mi dicono da domani. Domani, dopo domani. Sì. Ho visto che abbiamo ancora un po' di tempo disponibile, se avete qualche domanda. Io volevo sapere cosa sono gli endocannabinoidi. Parliamo di cannabis. Siamo l'unico paese al mondo che fa la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Basta come risposta. Allora, la cannabis è utilizzata in alcuni paesi, anche in Italia, a scopo terapeutico, sotto controllo medico. È vero. Da lì a dire che faccia bene, no, nel senso che la cannabis è fra le sostanze che alterano tutti e tre i neurotrasmettitori di cui abbiamo parlato. Volgarmente, quando abbassa la serotonina deprime, quando alza la dopamina agita, quando abbassa la noradrenalina deprime. Non ho capito dove faccia bene. Forse è l'armoma. Non lo so. Ci sono degli studi che... Non lo so. Sì, però... ...che la cura dell'armoma è efficace, poi per carità. Solo una raccomandazione, magari ci sono usi diversi, che sia sempre il medico a proporre.
Certo, ma sto dicendo che io voglio farmi la canna per quello. Lei no, sapesse quante persone ci sono. Sì, ce l'ha dicendo, che però ci sono studi che dimostrano che effettivamente... Sì, sì, allora, sicuramente è un antidolorifico, ci sono studi che... Allora, se il prezzo da pagare, non so voi, ma c'è neanche da parere personale, se il prezzo da pagare per avere un antidolorifico, che ce ne sono tanti... No, non è per il dolore, cioè in questo caso non cura il dolore, cura proprio la patologia del glaucoma, cioè agisce proprio, per carità, che sono un medico, però... Va bene, mi va bene. Allora, posso solo dirvi che dal punto di vista psichiatrico poi magari no, ma certo, ripeto, non sono competente in materia, ma anche della cura dei prudenti, della forma dei dolori, cioè mi toglie purtroppo che è un fine. Se non funziona altro, non so, scusate, ma non conosco la modalità prescrittiva neanche il meccanismo d'azione, quindi parlo di una cosa che non conosco. La conosco sul versante psichiatrico, per tutta una serie di motivi. Una cosa che sembra ridicola, che probabilmente c'entra poco con quello che è stato detto stasera. È vero che esiste una relazione tra l'uso degli antidepressivi e gli antistaminici. Cioè io avevo visto una persona che mi era molto vicina stare molto male, perché, ma proprio male, malissimo, in seguito aveva avuto una crisi allergica, le era stato dato da un pronto soccorso un antistaminico e il pronto soccorso ha avuto una brutta crisi. Una domanda, sì, la crisi allergica era a seguito della somministrazione di un... Allora mia mamma soffriva di disturbo bipolare. Okay. È stata attivata col litio, per tanti anni è stata attivata col litio perché si è ammalata giovane, in seguito complicanze di una depressione postpartum che 45 anni fa era attivata malissimo, e niente, si viene curata col litio, smette il litio, passa le medicine nuove, pasticci, fa di tutto, e ha una crisi d'asma, non si è mai più vero di me, sarà stato 10 anni fa. Ha questa brutta crisi d'asma, non si sa dovuta a che cosa, probabilmente ha mangiato qualcosa, ha assunto qualcosa, non lo sappiamo, comunque è stata portata a un soccorso con insufficienza. Era asmatica, sì, era in cura dell'asma. Al pronto soccorso le danno invece che il solito cortisone, che comunque era vietato, le danno un antistaminico. Mia mamma ha avuto una bruttissima crisi che l'ha portata poi a avere allucinazioni. E stava anche prendendo un antidepressivo. Stava prendendo un antidepressivo. Quindi ecco. Lei quando ha citato prima, ha evidenziato tutti i farmaci che non vanno in correlazione, ho visto che gli antidepressivi... La correlazione c'è, nel senso che funzionano in modo inverso. Non so dirle se l'antistaminico deprime. Sul fatto che ci sia una correlazione tra... a seguito dell'associazione dei due farmaci, sì. Però io sono è soggettivo, allora non esiste tanto quanto non esiste il farmaco che fa bene a tutti, tanto quanto non esiste la combinazione farmacologica che fa lo stesso effetto a tutti. Lei può prendere un antistaminico con un antidepressivo. Ok? E può non rilevare nulla, a parte che è abbastanza particolare l'intensità dello star male, almeno che riferisce la signora. Mettiamola così, se un paziente è in trattamento con un antistaminico e devo dargli un antidepressivo, glielo do, conoscendo la possibile interazione, glielo do, perché in quel momento poi, che è antidepressivo. Ci sono antidepressivi che vengono definiti, diciamo così, più sporchi, cioè che hanno più interazione a livello dei citocromi, del fegato, con altri farmaci, ad esempio la fluvoxamina o la paroxetina. Antidepressivi che non hanno alcuna interazione con altri farmaci, qualsiasi siano gli altri farmaci,
la sertralina, il citalopram, la venlafaxina, eccetera. Quindi l'antidepressivo, ok, quale? Non è detto, insomma, dipende da caso a caso, dipende da che farmaco, le variabili sono tante. Claudio, volevo dire su questo tre punti. Bene. Il primo è questo, mi ha molto impressionato il numero dei neuroni, quanti? 100 miliardi, all'età di 21 anni. Fermo, mia moglie dice che me ne è rimasto appena uno. Cosa può fare la scienza medica con me? Prima, se lo senti, che sono molto preoccupato. Due, però guardate, l'escursus della storia delle medicine in psichiatria, mi sono reso conto di una cosa, negativa che anche positiva. Il negativo è che è una scienza giovanissima. È vero. Giovanissima, siamo una preistoria. È verissimo. Il positivo è che in tutti questi anni in cui ho avuto una storia familiare di problematiche, ho visto che i medicinali stanno grandemente migliorando e avendo effetti notevoli. E il mio vuole essere un incoraggiamento ai familiari ad avere fiducia sulla speranza. La speranza è una cosa bella, perché è diversa dall'illusione, perché l'illusione si basa sul mito, la speranza si basa su ragionevoli certezze accertate, e le medicine funzionano. Il terzo è, le risulta che ci siano utenti che hanno raggiunto uno stato di benessere da conservare e che questi stessi utenti stiano cercando di conservare il loro benessere, il loro equilibrio psicologico, facendo in modo anche di ritrovarsi in gruppo, di scambiarsi. Assolutamente sì. Loro però senza l'aiuto di gente che dall'esterno li condiziona. Poi assolutamente. Allora, grazie per l'intervento. Già su questo intervento sua moglie si sbaglia per la prima questione. Questa è abbastanza chiara. Sì, ci sono gruppi di auto mutuo aiuto indipendenti. Utenti. Sì, gruppi di utenti che si danno mutuo aiuto. Ce ne sono a Brescia, sono realtà che stanno nascendo, sempre più diffuse, assolutamente utili. I disturbi mentali sono sempre stati nascosti. Non c'è come condividere, d'altronde anche quando si va dal medico non si fa altro che condividere, però il medico è un tecnico, dovrebbe dirti cos'hai, dovrebbe dirti come puoi gestire il tuo disturbo e così via. Al di là di quello che ti dice il medico, nascono questi gruppi di utenti che si ritrovano per parlare sì di disturbi, per parlare anche di malattie e fortunatamente e felicemente anche per parlare d'altro, quell'altro che il fatto di avere un disturbo o di avere una malattia magari non curata gli ha sempre vietato di avere. Sì, ce ne sono, ci sono tante realtà. Ci dà qualche indicazione? No, io. Ecco, perfetto. Io non ne starei fuori perché se devono essere gruppi di utenti. Volevo chiedere l'associazione di Vittio con gli istituti medici, cioè provato e nazionale, aver raggiunto la quantità necessaria di enzimatica e poi avere ancora aggiungere il patroato. Secondo, come terapie ho sentito che nella
zona viene fatta terapia elettroconvulsiva. Cosa ne pensi? Terzo, forse direi tu l'altra volta, quella è stata solo orientata, l'ultima diapositiva, la mia diapositiva non sono riuscita a dire a lui qualcosa. Ci sono malati mentali che non hanno sintomi, ci sono persone con salute mentale che hanno sintomi. Da che cosa dipende? Nella gestione di un disturbo bipolare è assolutamente razionale l'utilizzo di più stabilizzatori dell'umore. È chiaro che non devo iniziare un trattamento pensando subito all'utilizzo di tre stabilizzatori dell'umore, ma se un paziente assume il litio, il dosaggio del litio è terapeutico, ma il paziente ha ancora oscillazioni dell'umore, devo somministrare un secondo, un terzo stabilizzatore dell'umore, perché l'obiettivo non è quello di far sentire meglio il paziente, ma quello di farlo star bene, di farlo funzionare, se ha un lavoro lo deve mantenere, deve poter... Ecco, quindi lasciatemi la mia deformazione professionale, mi interessa poco il numero di pastiglie che quel paziente dovrà prendere, sono sicuro che interessa di più a lui. Per me l'obiettivo è di vederlo funzionare, di vederlo star bene, anche magari con sintomi residui, ma visto che il disturbo bipolare è una malattia che si cura e si cura bene, perché non utilizzare un secondo stabilizzatore se il primo non stabilizza a sufficienza? Cosa facciamo nell'ipertensione? Diamo un farmaco, ma se la pressione non è controllata gliene diamo un secondo, e se non è controllata gliene diamo un terzo, benissimo. Cosa facciamo nel diabete? Diamo l'ipoglicemizzante orale, se questo non controlla la glicemia gliene diamo un secondo, gliene diamo un terzo, sì, non è diverso rispetto alla gestione di altre malattie. Per quanto riguarda la TEC, allora, vi dico la mia esperienza, io ho quasi sempre lavorato al CPS, sono 17 anni che lavoro ormai, tranne una parentesi di 3 anni presso il servizio psichiatrico di diagnosi cura in Montichiari. La mia esperienza, io ho fatto TEC, per me, ma perché non la conoscevo, la studiavo, ma studiare una cosa, vederla è un'altra cosa. È stata forse la scoperta più grande che ho fatto negli ultimi anni. Io capisco che la parola terapia elettroconvulsivante, alias, se la volete chiamare elettroshock, chiamatela come volete, vi porta l'idea di qualcuno volò sul nido del cuoco. La TEC non è quella roba lì. La TEC è una metodica che nasce in Italia, viene abbandonata in Italia per motivi ideologici, è utilizzata in tutto il mondo. Noi l'abbiamo abbandonata, la stiamo anche riscoprendo, ha delle indicazioni elettive, soprattutto quando un trattamento farmacologico, meglio, più trattamenti farmacologici non hanno dato effetto, o l'effetto è molto limitato o parziale. In questo caso ci si allinea in modo assolutamente doveroso e lo dobbiamo fare perché al paziente vogliamo bene e vogliamo farlo star bene. Nessuno si sognerebbe di applicare due elettrodi alla testa del paziente nella piena consapevolezza che in quel momento lui gli sta facendo male, non la faremmo. La TEC su alcuni casi di depressione maggiore, ricorrente, non responsiva al trattamento farmacologico, eccetera, ci sono delle indicazioni precise, non facciamo la TEC a tutti. È
è stato forse, sì, ecco, forse la scoperta più grande che ho fatto io negli ultimi anni. Vedere, lavoravo a Montichiari allora, vedere una persona che ha una depressione maggiore con caratteristiche psicotiche, ha un delirio di fine. Il delirio di fine è un delirio contro il tono dell'umore. Questo paziente stava in una posizione viziata a letto, non si girava, non era in grado di girarsi nel letto, anzi non voleva girarsi perché aveva l'idea che il solo fatto di girarsi nel letto facesse sì che le si sbriciolassero le ossa. Il paziente depresso è stato in quella posizione lì, il primo giorno arrivava da Torino. E vederlo dopo una settimana, seduto sul letto a leggere il giornale, lo vedete una volta, ve lo ricordate per tutta la vita. Allora, sicuramente sono casi selezionati. C'è un protocollo di entrata per fare la TEC, per cui noi medici dobbiamo documentare tutte le terapie provate, per quanto tempo, a che dosaggio, che effetto andato e così via. In quei casi si fa la terapia elettroconvulsiva. La si fa con modalità assolutamente particolari, la scarica elettrica è bassissima, la si fa l'anestesia generale, quindi il paziente non si accorge di nulla, è una pratica ambulatoriale, il paziente non deve essere ricoverato. Va lì la mattina alle 9, torna a casa intorno alle 3 del pomeriggio e va nel suo letto a dormire. Quindi cosa ne penso? Detta così ne penso tutto il bene possibile, ma perché? Poi ripeto, quando li vedete non ve li dimenticate, perché visto dei casi assolutamente, diciamo così, non trattabili sul piano farmacologico o già avevano assunto N farmaci con un criterio di non risposta a questi, e in quel caso è stata risolutiva. Che impressione posso avere? In una situazione è risolutiva definitivamente. Allora, l'effetto della TEC, vi dico, a parte la realtà italiana che è quella che vi ho descritto, vi dico come la fanno in Austria piuttosto che in Germania, piuttosto che in Scozia, dove la fanno molto, la fanno con criteri assolutamente scientifici, eccetera. Ci sono delle applicazioni da fare, generalmente le si fanno il lunedì, mercoledì, venerdì, quindi a giorni alterni. Il ciclo è di 6-8 applicazioni, poi dipende anche da cosa si sta curando, le patologie sono tante, dipende dai farmaci che uno prende, sono tante variabili, è una cosa abbastanza complicata. Sta nascendo sempre di più l'esigenza di gestire la terapia elettroconvulsiva anche come se fosse un farmaco. Mi spiego. Fate il primo ciclo di applicazioni, il paziente sta bene 2-3 mesi, comincia a stare un filino peggio, lo si riprende, gli si fa ad esempio un paio di applicazioni, come se fosse una sorta di richiamo, presente le vaccinazioni, è la stessa identica cosa. Ci sono pazienti che non hanno bisogno di questo richiamo. È ovvio che la terapia elettroconvulsivante non va a sostituire una terapia farmacologica, vanno abbinate. Una potenzia l'altra. La TEC potenzia, stabilizzando meglio il paziente che con i farmaci ha una stabilizzazione non perfetta. La terza qual era? La situazione della diapositiva, che ci sono persone sane che presentano dei sintomi psichiatrici, ci sono persone malate dal punto di vista mentale con danno, malate, ma che non hanno sintomi. Allora, diciamo una cosa, la normalità è un concetto statistico, non è un concetto medico. Allora, chi è normale? Non so, si può aprire una discussione, ma rimane un concetto statistico. Non so, purtroppo non ricordo il tipo di diapositiva. Io non so cos'è una malattia senza sintomi, perché senza sintomi vuol dire che il paziente funziona. A me i sintomi interessa sì, no? A me interessa che il paziente funzioni.
Se un paziente, se un ragazzo giovane di 20 anni, di 25, non riesce a studiare, non riesce a tenere un lavoro, ha un vissuto di disagio suo, cioè con se stesso non sta bene, può non essere ancora arrivato ai servizi, ma è malato o è sano? Considero questi sintomi e posso dire che anche se quella persona non è ancora arrivato al servizio, è una persona che non sta bene, perché lo star bene o il non star bene non è tanto il rapporto alla presenza o all'assenza di sintomi, è il rapporto come uno funziona. Cioè se tu riesci a mantenerti un lavoro, riesci ad avere una vita sociale, riesci a trovare beneficio nelle cose che fai, riesci ad appassionarti alle cose, eccetera, sì, avrò anche qualche sintomo magari, non dormirò di notte, può essere, dormo poco, non so, però tutto sommato sto bene. La presenza del sintomo insonnia non fa sì che io diventi, ossia, un paziente psichiatrico, se no tutti quelli che prendono il Tavor dovrebbero essere pazienti psichiatrici, assolutamente. Non so se ti ho risposto. Sì. Con una domanda, gli effetti sulla gravidanza dei farmaci antipsicotici atipici? Antipsicotici atipici, tutti teratogeni, cioè danno malformazioni fetali. In gravidanza ci sono alcuni antidepressivi che si possono usare, altri no. Gli antiepilettici come stabilizzatori dell'umore non si possono utilizzare, tutti teratogeni. Il litio, che è stato demonizzato per anni in gravidanza, adesso sembra il farmaco più sicuro, perché si è scoperto che tenendo il dosaggio della litiemia sotto lo 0,4 il feto non ha problemi. Quindi sempre, ma questo lo trovate anche sui foglietti illustrativi, in gravidanza non troverete niente sui foglietti illustrativi, chiedete al medico, bene, va bene, mi accordo da questo punto di vista. Allora, buonasera, sono Chiara, volevo rispondere al signor Claudio, però chiamo appunto la argomento relativo agli utenti e alle associazioni fraternali. Noi qui a Brescia sta nascendo un'associazione che vede gli utenti come tra virgolette protagonisti, nel senso che penso che molti di voi abbiano già sentito parlare del ruolo dell'utente esperto e quello attuale del facilitatore sociale. L'anno scorso, a settembre, abbiamo cominciato questo corso di facilitatore sociale che è stato promosso dalla cooperativa Il Solco e che ha visto collaborare varie aziende ospedaliere sul territorio. Ecco, si è realizzata e si sta realizzando questa figura professionale dove vede l'utente esperto entrare a far parte delle equipe e collaborare con gli operatori piuttosto che con i professionisti, nello specifico psichiatri e psicologi, e questo l'unico problema che questo nuovo ruolo, che è importante per l'utente perché si sente utile, perché tramite la propria esperienza riesce a trasmettere un vissuto e una ricchezza e delle risorse che possono essere molto utili a un altro utente che ha problemi simili o comunque ha vissuto delle situazioni difficoltose. Questo ruolo purtroppo in Lombardia non è ancora riconosciuto a livello lavorativo, nel senso si può essere retribuiti ma tramite voucher e non tramite un'assunzione da parte un'azienda ospedaliera o altro, anche perché il ruolo proprio di dicitura di facilitatore sociale ha questa particolarità che può essere utile nell'ambito psichiatrico, ma può avere anche un risvolto sociale d'aiuto per qualsiasi altro tipo di persone che necessitano così di avere collaborazione e altro.
Quindi adesso in Lombardia stanno nascendo queste associazioni, ci si trova abbastanza sistematicamente con gli utenti di Saronno, di Legnano, di Como, comunque di Verbania, ma anche Milano, Sesto San Giovanni, per discutere e cercare di portare dei progetti per far riconoscere questo ruolo lavorativamente, che comunque sta dimostrando di avere un'importanza nei vari ambiti. Ovviamente è riconosciuto in Toscana, in Liguria e in Trentino e in Piemonte. E quindi ci sentiamo e proprio c'è un'associazione che è nata da una delle nostre, tra virgolette, colleghe, che sta cercando di portare avanti questo progetto, perché sempre anche in un contesto di orientamento per la recovery venga comunque visto come un rapporto alla pari fra esperti per learning, per insegnamento, e esperti per esperienza, come possono essere dei utenti. E quella che può essere una malattia, alla fine mi spiace che il signor Claudio sia andato, però si sta muovendo qualcosa, si sta muovendo in Brescia proprio e anche nel resto d'Italia comunque. Ci è voluto un po' per riconoscere gli operatori, magari ci porterà fortuna la cosa e prima o poi verremo riconosciuti anche lo valuteremo. Grazie. Gracias.